e signori per Piccardo TV, siamo qua a commentare la vittoria della Piccardo Traversetto per 1-0 nel derby contro il Salso Maggiore. Abbiamo qui il ministro Notari, dopo un'immeritata sconfitta in Valpidone, oggi c'è stata direi una grandissima reazione dei tuoi ragazzi che sono stati a mio avviso epici. Al di là di tutto, oggi non ci sono altri commenti, a me mi piace dire il carattere di questi ragazzi, o no? Sì, sono molto contento perché rispetto molto il Salso Maggiore, perché è una squadra dove sta facendo delle prestazioni, un campionato importante, una squadra molto tosta, infatti oggi è una partita molto bene. Poi siamo andati in inferiorità numerica per una situazione da rivedere, comunque vabbè, siamo rimasti in 10. E credo che da lì la squadra ha avuto una reazione veramente importante e credo che dopo la vittoria si è meritata anche con un uomo in meno. Sono contento perché non era facile con questo Salso Maggiore e soprattutto, ripeto, abbiamo perso un uomo in meno in un momento della gara che era ancora molto presto, quindi anche a livello fisico abbiamo dovuto spendere delle energie importanti, ma a livello di test soprattutto oggi la squadra ha avuto una reazione da squadra. Sono contento per il gran gol di Ridolfi, per la partita che ha fatto. Sono contento per la squadra, per tutti. E per noi è una vittoria importante questa. No, infatti quello che è rimasto veramente negli occhi di tutti noi è che una partita equilibrata fino all'espulsione, che in teoria doveva svantaggiare la Piccardo, direi che da quando poi siamo rimasti in 10, padroni, quasi padroni del campo, fino a che noi siamo passati in vantaggio. Ecco. Vuol dire che questi ragazzi hanno ancora uno spazio di crescita, perché non è facile giocare 95 minuti ai 2000 all'ora, però questo spazio di crescita che dobbiamo riuscire a fare veramente due tempi in questa intensità è faticoso, però ci riusciamo perché stiamo crescendo. Oggi deve essere una vittoria che al di là proprio della vittoria in se stessa, da come è venuta, ci deve dare molto entusiasmo e consapevolezza. Se quello che poteva sembrare che a volte questa squadra non fosse in grado di reagire, oggi ha proprio dimostrato questo. C'è una reazione incredibile dopo. Ma io questo non l'ho mai detto, non so. Ah, è la mia opinione. Non so da quale bar arriva. Io arriva dal mio bar personale. Io quello che penso non è mai stato questo. Ho detto che ci sono stati dei momenti dove la squadra poteva dargli più, dei momenti dove si è chiuso un attimo la centralina, però la reazione questa squadra ce l'ha e ce l'ha dall'inizio. Diciamo che stiamo andando in condizione fisica, quasi tutti stiamo raggiungendo una condizione normale per i vari acciacchi che abbiamo avuto. Poi ripeto, dopo gli episodi fanno la differenza, perché adesso se le cose dovevano andare male, il gol che ha annullato la fine di fuorigioco loro, che non ho visto, probabilmente c'è perché erano tutti lì, vedi che ti vada male, vai a pareggiare la partita, però credo che sul campo i ragazzi abbiano dimostrato ampiamente di meritare questa vittoria. Bene, ringraziamo Mister Notari e per Piccardo TV, buona serata a tutti.